Buongiorno e ben arrivate, bimbe! Ma perché? Mi manca sempre una bambina. Ma dov'è? Eccola! Come è andata a scuola? Bene. Tutto bene? Sì. Sei felice? Sei... Dove sei? Dove sei, Monella? Che bei dentini. Vabbè, allora parlo con Vanessina. Amore, cosa ti è successo a scuola? Niente. Come niente? Mi hanno detto che ti è uscito sangue dal naso. Sì. E perché? Sai che a Vanessa è uscito sangue dal naso oggi, ancora oggi a scuola? Ma tanto, amore? Ma come l'altra sera a casa? No. Di meno. Sei stanca? Sì, però Andiamo dalla nonna Elisa a far merenda? Va bene? Dai. Siamo arrivate dalla nonna e dal nonno. No, l'ascensore non si blocca se salti, però non bisogna comunque saltare Ma dentro un adesso l'ha ascensore. detto. Ah sì? Allora si blocca, allora non si salta. Dove siamo? Nella nuova casa? Dei nonni. Dei nonni. I nonni hanno cambiato casa, Anastasia? Allora, i nonni hanno cambiato casa, hanno traslocato da pochi giorni. Io In devo dare questo una... palazzo. in questo palazzo, devo dare una cosa al nonno e quindi oggi siamo venuti Ma a fare merenda aspetta. qua. Hai ragione, perché l'ascensore si apre da questa parte. È vero, mi ero dimenticata. Eccola! Che bello, hai Che visto? bellino! Chi è? Non lo vedo! Ah, Olivia! Ciao, Per me, guardate che bella la porta della nuova casa dei nonni, è ciao. bellissima! Bene scuola? Permesso! Ciao nonna Elisa! Ciao, 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 Ciao! finalmente nella nuova casa. Ehi, yuhu! Questa è la cucina della nonna. E abbiamo già preparato la merendina. Cosa mangiamo di merenda? Ma non li vedi? Ce n'è una sola? No, adesso te ne do un'altra. Ah, cosa Io voglio mangiare anche questo dopo. Tutte e due? Sei sicura? E tu Ani cosa mangi, Vane, scusa? Anche tu la crostatina? Ani, mangi ancora? Quante merende fai? Ma a scuola mangiate? Hai mangiato a scuola? Dimmi la verità. Sì. E che cosa hai mangiato? Te lo ricordi? Io lo so cosa c'era. Pasta e sugo. Pasta e sugo? Io pasta e sugo e la carne. Bravissima! Era buona pasta e sugo, quindi oggi Vane non era al dente, che a te l'altra volta non ti era piaciuta? Oh, bene, bene. Anche tu la carne? Sì? E tu cosa stai mangiando adesso? Le patatine? Dolce e salato? Amore, ma stai ancora mangiando anche il panino adesso? Allora, avete finito di fare questa super merenda? Dai, facciamo vedere la casa nuova della nonna che poi dobbiamo andare a casa nostra a studiare. Lo so. È sparita Anastasia. Nascosta. Dai, dove è andata Non lo so. Anastasia? Allora, cominciamo a far vedere la cameretta. Questa è la cameretta nuova, i mobili sono sempre gli stessi. Il nonno finisce di fare gli ultimi ritocchini. Questo è il bagnetto con questo super box doccia gigante doppio. Avete trovato Anastasia? Non c'è Non c'è. È Anastasia. nascosta. Guardate che bella sala grande. Ho sentito una vocina, ma non la troviamo. Dov'è la monella? Anastasia si nasconde sempre. L'hai trovata? Anastasia! Proprio a questa passione! Eccola qua, il nuovo comodino della nonna, Anastasia! Che dite? Andiamo a casa? Dovete fare i compiti. Poi veniamo con calma una sera. Pomeriggio. Sì, Eh sì. Mi dai un biscotto, No, andiamo, Ani, basta mangiare. Ora pronte per tornare a casa? Salutate la nonna. ciao, amore mio, Ciao, un bacio nonna. però, bacino senza girarmi. Che belle rimoti che ho. È una bellissima figlia Certo, è una bellissima nonna. Da qualcuno abbiamo preso, insomma. Ciao, amore. E dal bellissimo nonno. Va bene, allora ci vediamo. Ciao, Ciao, ciao. ciao, ciao. Ciao, ciao, nonno. Scrivete nei commenti se vi è piaciuta la mia casa nuova. Va bene, Ciao, brava. ragazzi. Sei pronta a studiare? Come sempre del resto. E tu dei compiti li hai, signorina? No, andiamo a casa. Vane, fai i compiti, per favore. Per favore, scusa un secondo, Anastasia. Sono le 6 di sera, Vanessina. Dai, ti ho fatto svagare un pochino oggi, però adesso fallo. Tanto non hai tanto, giusto?
Hai solo da studiare un riassunto. Già il riassunto è più corto di un testo. Mi fai questo favore? Dai. Guardate, un po' l'ho fatto ieri, un po' oggi. Ma sei bravissima! Devi ricalcare questi disegni. Ma sei brava! Sì, devo fare uguale a questa parte. Ma che brava, amore! Bello! Poi è ce iniziato lo fai... da ieri. Poi ce lo fai vedere quando è finito? Sì, brava. Tanto manca pochissimo. Ricordati che abbiamo lasciato a casa il libro delle greche, eh? Se ne hai bisogno è qua. Sì. 2 hours later. Bimbe! Ma Vane, stai ancora studiando? Guardate cosa ho fatto io! Cosa hai fatto tu? Mamma, che bello, una specie di capannina? Sì, così lei non ha paura. Ah, e di che cosa doveva avere paura? Perché adesso il gatto è con noi, allora il gatto va sotto la grappia. Eh certo, poi... allora graffiare e poi lei piange, ho capito. Vane, invece di addormentarti col gatto, hai finito di studiare. Guarda che tardi, Vanessa, dobbiamo andare a dormire. Che cosa stai studiando? E cosa stai studiando? I sumeri. I sumeri? Vuoi vedere le tue unghie? Ah sì, ragazzi, oggi ho fatto le unghie. Guardate che belle, vi piacciono? Se vi piacciono, scrivetelo nei commenti. È vero. Dai, amore, che dobbiamo andarci ancora a lavare. Per favore, Vanessa. Bene. Adesso metto un altro cuscino qua. Che bello, amore. Così i bimbi non cadono dal letto, vero? E così almeno io c'ho ancora spazio qua. Per poter giocare? No, per poterti mettere? Devi mettere il tuo posticino? Senti Anastasia, ma nel frattempo che Vanessa finisce di studiare, perché io e te non ci andiamo a preparare per fare la nanna? Ti va? Guardate l'ombra, guardate cosa fare. Non farti male, non cominciamo, Guarda che Vanessa ti fa inciampare, ci sono i suoi piedi. Madonna. Anch'io. Sei da gara, veramente. Che... tu guarda, pur di studiare, di non studiare faresti di tutto. Ecco. Boh, ragazzi, anche stasera finisce male. Io senza mani. No dai, ma spingiti. Ma io sono la pezzi. Aspetta che mi fa ridere. Aspetta che mi fa ridere. Vanessa, non fare, non è, no, non ti lanciare che non sei capace, non fare la scema. Brava. Anastasia, devi darti la spinta con gli addominali, con le ossa che hai anche nella pancia. Tu sei tutta ossa, anche in pancia. No, non si fa così, guarda che ti fai male. Tu devi abbassare la testa e andare giù con... devi darti la forza. Cosa? Madre. Ci risiamo anche stasera. Non possono vedere una telecamera accesa che si esalta. Ma Ani, ascoltami un secondo. Guarda che tu ti spacchi l'osso del collo perché non sei capace e ti dai troppa spinta. O devi farlo con calma. Metti giù la testa e ti spingi dopo. Brava. Ragazzi, ditele che è stata bravissima così non continua più. Guarda me. No, adesso Vanessa, adesso mi arrabbio. No, ma io. Guardate. 1, 2, 3. Vane. Guardate, ragazzi. Sei fatta male? Guardate. Ma poi in aria, Ok, adesso spengo la telecamera e io e Anastasia andiamo in bagno. In aria. Smettila, Vane. Brava, l'hai fatta! Poi bravissima! Aria, non lo fare più che rompi il letto, Vanessa, rompi il letto, basta. Io spengo e adesso mi arrabbio. Dai, amore, laviamoci. Lava i dentini, che l'abbiamo caricato. Sì, ok, caricato. Vai. Lo faccio bene. Prima di lavarti i denti, cosa si fa? Sì, ma vai, Anastasia, ma ti devi mettere una fascia in testa. Ma come fai a lavarti la fascia senza fascia? La faccia senza fascia. La fascia senza fascia. Dai, prenditi una fascia. A secco ti sei lavata. Guardate. Ti ricordi che stamattina ti era uscito sangue dalla bocca quando siamo andati a scuola? Sì, no, quando ci siamo svegliate, veramente. Mi sentivo la bella. Ma anche a scuola, cosa ti senti? Ma dai, ma non ci si può lavare così, veramente. Cioè, ragazzi, ma si può lavarsi la faccia come fa Anastasia senza nemmeno mettersi una fascia nei capelli? No, ma è inutile che mi fai l'applauso da dietro. Dove sei? Vieni qua. Cioè,
Bisogna, Anastasia, bisogna mettersi una fascia in testa. Mamma, per favore, mi aiutate. Ma glielo scrivete nei commenti, poi glieli faccio leggere che ancora non sa leggere. Glielo scrivete nei commenti che bisogna mettersi una fascia nei capelli. Grazie. Dai, laviamoci i denti. Dai, coniglietta. Squid, squid, sei un topolino o sei una coniglietta? Alcune volte il gatto lo chiamo coniglietto perché lui fa sempre, si mette così. Eh sì, quei dentini da coniglietto? Sì, da fuori. Ah, veramente. Sì, anche abbiamo un gatto coniglio? Sì, infatti se chiami gatto Fabrizio lui... Si gira. Non è vero, ma chi te l'ha detta sta cosa che si chiami il gatto Fabrizio si gira? Sì, vabbè, lavati i denti. Brava. Ancora, deve smettere di funzionare, lo sai, deve durare 2 minuti. E il tuo spazzolino dura 2 minuti. Dopo 2 minuti fa un suono diverso e vuol dire che sono passati, ok? La piramide sociale. All'interno della città Sato, oltre a Rels... Ah, ma che male, ma cosa c'è? Ah, cos'è stato? Ah, che brividi! In verità mi si è scaricato lo spazzolino. Ah, ancora? Non ho fatto il suono, si è solo scaricato. E allora abbiamo sbagliato caricatore, perché ne abbiamo tanti, eppure si infilava bene, ero sicurissima fosse quello giusto. Vabbè, li hai lavati un po', giusto? Sì, perché c'è. Dai, sciacquati la bocca. Andiamo a vedere la Vane, dai. Sì. No, vabbè, non ci credo, no. No, si è addormentata e io adesso mi incavolo, adesso mi arrabbio perché non esiste che lei si è addormentata col libro qui aperto. Anastasia anche stasera non ha studiato. Vanessa, Vane, Vane, ma è caldo, madonna sei bollente, Vane, è bollente, ma cosa? Mi sono ghiacciata, tocca, sì veramente, mamma mia, oh, che è il morto e il malato. Vane, è bollente. Vane! Pure i pantaloni, tocca! Vane! Cosa c'è? Tocca. Madonna, ma che è? Cos'è? Vanessa! Pure la pancia, tocca! Tocca! Calmati, calmati, avrà un po' di febbre, tocca, tranquilla, rilassati. Mamma mia. Oh, Vane, sveglia, Vane! Oh, Vane! Sto bene. Ma cosa c'è? Ma stavi bene fino a 2 minuti fa, cosa c'è? Hai freddo? Ani? Gira di là e tirali giù il piumone. Vai, dai. Che io vado a prendere. C'è un ragno. Come c'è un ragno? Ma che schifo. Come c'è un ragno? Oddio, che schifo. Mamma mia, ma dai. Mamma mia. Ma. Che sta? Madonna. Vanessa. Ma che cavolo. Ma Anastasia, ma Vanessa è stata morsa dal. Oddio, Ani. È stata morsa dal ragno. Vane, ti ha morso un ragno, Vane. Vanessa, hai sentito dolore? Eh? Cosa hai sentito? Raccontami, dimmi, non so cosa devo fare. Dimmi cosa hai sentito. Ti sei sentita pungere? Hai sentito un bruciore del freddo? Vanessa. Anastasia, hai preso la carta? Ce la fai? A me sì. Fa un po' schifo. Prendila, vado a buttare subito di là, in bagno. Che schifo. Ascoltami, Vane. Vado a prendere una tachipirina, vado a prendere una crema cortisonica. Arrivo subito, Ragazzi, Vanessa è stata punta da un ragno e gli si è gonfiata tutta il collo, la parte dietro del collo e non ha la febbre, le è venuta la febbre, ma io non pensavo che un ragno facesse veramente tutto questo male. E devo prendere una pomata al cortisone, ragazzi, scrivetemi nei commenti cosa devo fare perché è già capitato, ma gli si era molto gonfiata la parte, però la febbre non era mai venuta e quindi sono un po' preoccupata, oltretutto adesso è molto tardi, è sera e speriamo che le passi con la tachipirina e con un po' di pomata al cortisone. Scrivetemi nei commenti se a voi è già successo e come avete risolto la cosa. Brava, questa è una pomata al cortisone, bravissima. Cominciamo a metterle quella. Però aspetta, ho visto che c'era del sangue. Prendiamo un pezzo di carta. Ah no, ci sono i tovagliolini di là in cameretta. Prendiamo i tovagliolini, così tamponiamo un pochino. Mari, cosa è successo? Cosa è successo? Cosa c'è? Ani, non mi fare spaventare. Guarda. Cosa? Cosa è successo? Guarda. Madonna santa. No.
No, qui c'è da chiamare il dottore, c'è da chiamare il pronto soccorso. Allora, ascoltami, prendiamo un tovagliolino e cominciamo a tamponarle almeno la parte dove c'è il sangue. Tu intanto metti, posso metterlo io? Sì, amore. Allora, prendi un tovagliolino, sono lì davanti ai tuoi occhi. Vai. Che devo fare? Tamponali. Devo mettere quella lì. Li vuoi mettere? Fai così, amore, non toccare tu. Mettili un goccino di questa pomata su qua sopra. E poi gliela passi così poco poco sulla ferita. Ok, l'hai messa? Sì. Ok, adesso vai sulla ferita e glielo tamponi, glielo picchia. No. Dietro il collo, amore. No, ma non sugli occhi, dietro sul collo. Fatto? Brava, amore, brava. Bravissima. Adesso devo chiamare un attimo il pronto soccorso, vediamo se mi rispondono, ok? Ma non si sta togliendo. Amore, non si deve togliere, devi solo mettergli la crema che l'aiuta ad assorbire il veleno del ragno, ok? E a guarire, va bene? È caldo, è caldo. Aia! Adesso le do la tachipirina. Ma cosa ti sta facendo il gatto a te? Ma sto gatto non se lo poteva mangiare sto ragno invece di far mordere Vanessa? Ma così moriva il gatto. Ma va, che i gatti non muoiono, si mangiano di tutto. Ok, chiamiamo il dottore. Speriamo che mi rispondano. Ah sì, buonasera, chiedo scusa se la disturbo. Senta, mio figlio è stata morsa da un ragno e volevo... Sì, sono sicura che è un ragno perché l'ho trovato vicino al cuscino dove appunto lei sta dormendo. Senta, le è venuta la febbre, molto calda, sono venuti con gli occhi viola e ha un morso dietro molto viola, anche quello, con una puntina più accentuata, rossa di sangue. Cosa posso fare? Sì. Sì? Sì, le ho già messo una crema al cortisone sulla puntura e pensavo appunto di darle anche la tachipirina, giusto? Va bene. Oh, sì, dice? Secondo lei in tempo qualche ora le passa? Va bene. Al massimo vengo là, va bene, con la bambina, certo. Grazie, buon lavoro, buonasera. Mamma, cosa ti ha detto? E niente, mi ha detto che andava bene la crema al cortisone, di darle anche la tachipirina, ma di stare tranquilla che comunque entro un paio d'ore dovrebbe migliorare. Okay. Eventualmente ha detto che se non migliora di portarla in pronto soccorso, Anastasia, al massimo tu resti con papà. Adesso le do la tachipirina e aspettiamo un pochino, poi vediamo come sta, ok? Ani, come va? Bene, non è più caldo. Davvero? Però no. Come sta? Vediamo. Ah, non c'è più. Vediamo come sta. Bene. Ah, è passato. Sì, si è asciugato. Vediamo. Vediamo gli occhi. Ancora un pochino rosso, però. Vane, come stai? Io ti sento più fresca. Come stai? Mi sento bene. Ti senti meglio? Eh? Cosa è successo? Sei stata morsa da un ragno, amore. Ma infatti... Abbiamo trovato un ragno sul cuscino e avevi uno sfogo dietro bruttissimo. Ma infatti, mamma, guarda qua, bene. Sì, non sei più. Sì, sta meglio. Non sei neanche più calda. Ti senti meglio? Ti è passato il freddo, i brividi? E allora puoi iniziare a studiare, vai a studiare. Allora cosa l'abbiamo chiamato allora? Vabbè, io ho dovuto chiedere un consiglio per forza, Anastasia. Quando un bimbo o comunque anche un adulto sta male, soprattutto di notte, si chiama il pronto soccorso o la guardia medica e si chiedono informazioni. Ho dovuto chiamare il pronto soccorso, Vanessa, mi sono preoccupata. Dovevi vedere cosa avevi dietro il collo. Sicura che stai bene? Respiri bene? Prova? Respiri bene? Non senti nessun fastidio ai polmoni, niente? Ok, dai, allora niente, andiamo, finisci di studiare se te la senti, se no ti scriverò la giustificazione sul diario, va bene, per domani? Salutiamo i nostri amici, diamogli la buonanotte, il video finisce qua. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate il pollicione in su. Ciao! Bravissima!